Buonasera da Ro Milano, artigiano in fiera. Siamo nell'angolo spagnolo. Provo a mostrarvi come si fa la paella. Come qua in Italia la pizza, in Spagna la paella è nata come un piatto povero. Quello che rimaneva a casa si metteva a bollire con il riso e con l'acqua e si mangiava. Si può fare mista, carne e pesce oppure solo pesce. Qua abbiamo la cipolla fresca, abbiamo un po' d'aglio in polvere, pepe bianco, dopo un po' di paprika dolce, zafferano, prezzemolo fresco, un po' di peperoni già cotti e il sale. Abbiamo i gamberi, scampi, anelli di totano, calamaro e le verdure, fagiolini e piselli, tutti e due, dopo riso e acqua. Per iniziare usiamo olio extravergine d'oliva, è importante l'olio. Iniziamo con poco di cipolla, circa 50 grammi più o meno. La cipolla deve prendere un colore caramellizzato praticamente. Per fare una buona paella, quattro sono le cose più importanti: il soffritto, il riso e la quantità giusta dell'acqua. La ultima cosa è, deve aggiungere un po' di amore e basta. Dopo viene perfetta. Allora abbassiamo un po' il fuoco e si aggiungono per volta le cozze, le vongole, un pizzico di pepe bianco, aggiungiamo un po' di aglio e continuiamo a rosolarlo. Il fuoco praticamente deve essere né troppo forte né troppo basso. Dopo si aggiungono i gamberi, i scampi. È importante cuocerli, però non troppo, perché dopo, quando mettiamo l'acqua, i gamberi e i scampi devono ancora lasciare il sapore. Continuiamo a rosolarli. La cipolla deve avere un colore dorato e le cozze e le vongole perfettamente aperte. Aggiungiamo gli anelli di totano. Aumentiamo poco il fuoco, che il soffritto deve essere ben fatto. Si possono aggiungere le verdure, un po' di piselli, fagiolini e continuiamo a rosolarli. Si aggiunge la salsa. A questo punto aggiungiamo un po' di paprika dolce, giusto un po'. Anche la paprika è molto importante perché gli dà un sapore molto ma molto delicato alla paella. Possiamo aggiungere il zafferano, giusto un po' per dargli un po' di colore al riso. L'acqua e il riso è molto importante perché le quantità devono essere giuste. Praticamente per mezzo chilo di riso noi usiamo 1,25 kg di acqua. Io aggiungerei il riso. Però attenzione, qua dobbiamo essere molto ma molto veloci. Il riso non deve attaccarsi al fondo della padella. In questo modo il riso assorbe un po' d'olio e il soffritto fatto. Come avevamo detto, mezzo chilo di riso, 1,25 kg di acqua. All'inizio sempre il fuoco deve essere al massimo. Ancora più importante è che la cottura del riso deve essere giusta. Per questo tipo di riso che noi usiamo, il tempo di cottura è 15-16 minuti e sempre quando si fa la paella il riso non si deve muovere. Praticamente alla paella gli manca circa 3 o 4 minuti. Io preferisco aggiungere un po' di prezzemolo fresco e come decorazione un po' di peperoni già cotti, per dargli un po' di colore alla nostra paella. Sempre nei ultimi 2 o 3 minuti il fuoco deve essere un po' più basso, così
L'acqua che rimane, il riso lo assorbe in maniera più delicata e più perfetta. La cottura del riso è terminata, però occhio, è importante che il riso riposi 2 o 3 minuti e assorbe l'ultima quantità dell'acqua che è rimasta. Adesso la paella è pronta, pronta a mangiarlo. Lo impiattiamo. Questa è la nostra paella, grazie di tutto dall'artigiano di Fiera Milano e dal Rincón de España. E buon appetito, naturalmente. Buon appetito.